Johann si affacciò alla balaustra e volse uno sguardo verso il grande fiume. Giù in basso il Reno scorreva tranquillo. Nella calma di quelle ore, le acque che scendevano verso valle sembravano riflettere, come in uno specchio, i momenti decisivi della sua vita. L'appartenenza ad una facoltosa famiglia svizzera di Basilea, quella di Burkhardt, le speranze disattese del padre, Johann Rudolf, che immaginava anche per quel figlio la continuazione dell'attività commerciale legata ad una filanda. Il mancato impegno politico, a differenza di quanto era accaduto per altri membri della famiglia. Ma quel palazzo, costruito nel cuore della città, i salotti elegantemente ammobiliati, le sale di accoglienza, non potevano appartenere al mondo di Johann, perché troppo discosti dallo spirito di avventura che inesorabilmente spingeva quel giovane lontano, molto lontano da Basilea. La carrozza si mosse rapida, prendendo la carreggiata che conduceva verso l'aperta campagna. Basilea sparì ben presto alla sua vista. Quel giovane si chiamava Johann Ludwig Burkhardt. Lo attendevano spazi diversi da quelli del raccolto nucleo medievale della sua città. Lo attendevano territori sconfinati e scenari di inebriante vastità. Soggiorno di studio a Londra, lascia l'Inghilterra. Una nave lo conduce fino a Malta. Poi di lì sbarca in uno dei porti della Siria. Si spinge subito verso l'interno e sosta ad Aleppo. Si fa già chiamare Ibrahim. Forse manifesta anche una formale adesione all'Islam. Sta di fatto che riesce a raggiungere la Mecca e Medina prendendo parte al pellegrinaggio. La sua integrazione nel mondo arabo è già radicata. Secondo la miglior tradizione dei viaggiatori del tempo, redige dei resoconti molto precisi. I suoi studi garantiscono una descrizione accurata del territorio attraversato, la trascrizione precisa delle iscrizioni, l'individuazione dei siti visitati. Non mancano indicazioni pratiche, le giornate di cammino, l'annotazione di pozzi d'acqua. Si appresta a lunghi giorni di cammino. Lascia Aleppo e lungo la via carovaniera che costeggia il deserto raggiunge Hama, supera Homs e giunge a Damasco. Per qualche anno Damasco rappresenta la città crocevia dei suoi viaggi. Nel settembre del 1810 visita alcuni territori del Libano. Nel tardo autunno e nell'inverno dello stesso anno si avventura nel territorio della Uran, l'antica Auramitide. Tra il 1811 e i primi mesi del 1812 visita la Valle dell'Oronte. Poi, nella primavera di quello stesso anno, si avventura sui luoghi montuosi, posti ad est e a sud del lago di Tiberiade. Tra aprile e maggio inizia il suo viaggio, forse più impegnativo, attraverso le montagne dell'Arabia Petrea,
con l'intenzione di giungere al Cairo. Percorrerà gran parte della attuale Giordania. Ed è qui che dopo 200 anni abbiamo deciso idealmente di incontrarlo, ripercorrendo per quanto possibile il suo stesso cammino. Scrive Burckhardt nel suo diario: ho lasciato il villaggio di Suf di buon mattino, un'ora e mezzo di cammino, ed eccoci già in prossimità della prima tappa. L'antica Gerasa è ormai alle nostre porte. Ho deciso subito di redigere una prima mappa per assicurare a me, e soprattutto a chi mi leggerà, una conoscenza generale di ciò che sto vedendo, anche se non posso assicurare la precisione delle distanze tra luogo e luogo. Il visitatore di oggi è di certo più fortunato. La ricerca archeologica ha fatto sì che le modeste tracce osservate da Burckhardt si siano moltiplicate, ricoperte ma anche preservate da 20 secoli di sabbia che come un manto ha ricoperto la città. La resurrezione di Gerash è relativamente recente. Prende avvio nel 1925, quando archeologi inglesi cominciarono a riportarla alla luce dopo che un secolo prima, nel lontano 1806, un viaggiatore tedesco, coetaneo di Burckhardt, l'aveva individuata. Qui, dove la luce sembra gareggiare al variare delle ore con la città stessa, sorgono edifici sacri e palazzi di rappresentanza, utilizzando quasi dovunque pietre calcaree che sembrano intagliate di recente. Una splendida testimonianza della grandezza e delle caratteristiche dell'opera di urbanizzazione condotta dai romani nelle province dell'impero in Medio Oriente. Per più di due secoli la città diviene la gemma romana sulla via dell'incenso, crocevia di carovane che qui transitavano collegando l'Arabia con il Mediterraneo. Uno sviluppo che si protrarrà fino al IV secolo, quando il grande emporio di Gerash comincerà a subire un lento, inarrestabile declino, conseguenza inevitabile dell'abbandono dei tradizionali itinerari commerciali verso nuove rotte marittime. Johann procede ora verso nord-est. Qualche ora di cammino prima che la strada cominci a salire verso una zona montagnosa. Vorrebbe visitare una delle più significative testimonianze dell'architettura arabo-islamica medievale, il maestoso castello degli Ayyubidi, noto come Kaalat Ajilun. Forse riesce a raggiungerlo, forse riesce soltanto a scorgerlo da lontano. Il castello di Ajilun testimonia possente l'antico ruolo di raccordo nella catena di fortificazioni arabe erette a difesa contro i crociati. Una fortezza che giustamente si meritò la fama di inaccessibile, perché invano eserciti diversi tentarono di espugnarla. Ajilun garantiva il controllo delle principali piste che confluivano nella valle del Giordano. Solo di recente hanno preso avvio radicali lavori di restauro ed oggi il castello è meta finale di un itinerario frequentatissimo. Johann si spinge ora più a nord. Supera la località di Irbid, allora un modesto centro, oggi irriconoscibile rispetto a quello visitato da Burckhardt. Le poche case di allora si sono talmente moltiplicate da rendere Irbid la terza città della Giordania,
il centro universitario più prestigioso dello Stato, in grado di richiamare studenti da tutto il vicino Oriente. Ad una giornata di cammino, Burkhardt registra il nome e testimonia la presenza delle rovine di Abil. Abil è identificabile con l'antica Abila, città della Decapoli, solo recentemente oggetto di scavo ed esplorazione da parte di una missione archeologica statunitense. Johan intende raggiungere ora le rovine dell'antica Om Kais, situata in una regione particolarmente solitaria, e sostare poi in serata presso il lago di Tiberiade. La difficoltà di orientamento tradisce Burkhardt. Om Kais o Unquais, da lui definito estremo villaggio occidentale nel distretto di Kerafat, viene erroneamente scambiato con la città di Gamla, che sorge molto più a nord, oggi in territorio israeliano. A parte ciò, la sua relazione è molto accurata. Riferisce di sarcofagi in pietra nera, ne riporta le dimensioni e i fregi che li adornano, ricorda le rovine di due teatri, la presenza di colonne e di gruppi di pietre squadrate. Unquais, la Gadara romana del tempo di Gesù, è ancora oggi caratterizzata da un'atmosfera inconfondibile. Arroccata su uno splendido colle che sovrasta la valle del Giordano e il mare di Galilea, richiama il testo evangelico riportato da Marco, Matteo e Luca. Qui Gesù avrebbe cacciato dei demoni trasferendoli in un branco di maiali che poi sarebbero annegati nel lago. Si lamenta per la calura. Chissà, forse in quei momenti i suoi pensieri saranno riandati alla sua lontana terra natale, a ciò che aveva lasciato. Mezz'ora di marcia ci conduce alle rovine di Amman. I miei lettori abbiano la compiacenza di guardare la cartina che ho disegnato. Darà un'idea della posizione delle sue rovine. Qui sotto giace Amman, una delle più antiche città rammentate nella storia ebraica. A due secoli da quella data, questa l'Amman di oggi. 60.000 abitanti nel 1946, più di 2 milioni oggi. Un piano regolatore ha cercato di creare un sistema di svincoli, rotatorie ed arterie che si propongono di rendere gestibile il traffico. Sono stati adottati criteri urbanistici precisi, come quello che suggerisce l'utilizzo di un certo tipo di pietra come materiale da costruzione. Un'arenaria che proviene dalle cave locali. Ma la metropoli di oggi non ha però dimenticato la sua lunghissima storia. 9.000 anni fa come insediamento neolitico. Una storia continuata nell'età del bronzo, 4.000 anni or sono, con le prime fortificazioni e le prime manifestazioni artistiche. Poi, attorno al 1200 a.C., le vicende di Amman si incrociano con quelle narrate dalla Bibbia. È la città ricordata dai profeti Ezechiele, Amos e Geremia. A partire dall'VIII secolo a.C., Amman è crocevia di culture diverse, da quella assira alla babilonese alla persiana, fino al III secolo a.C., quando Amman entra nella sfera di controllo dei Tolomei d'Egitto. Poi la dominazione di Roma, a partire dal 63 a.C. Si arricchisce di grandi vie, di grandiosi monumenti.
L'imperatore Traiano fa di Amman, o Filadelfia, come allora si chiamava, un grande centro carovaniero. Poi l'influenza bizantina. Amman è sede vescovile, quando il cristianesimo diviene religione ufficiale dell'impero romano d'Oriente. Ed infine l'Islam, che restituisce l'antico nome semita di Ammon alla città attuale. Ma con la dinastia dei califfi abbasidi, che governano il mondo islamico tra il 750 e il 1200, il centro del loro potere si sposta. Non è Amman, non è Damasco, ma Baghdad. Saranno allora secoli di silenzio, di decadenza, di oblio. Amman è in gran parte sepolta. Gli edifici esposti alle intemperie sono tutti in rovina. Esili le speranze di scoprire qualche iscrizione in grado di illustrare la storia del sito. Burkhardt ha a disposizione soltanto qualche ora. In quella afosa giornata di luglio dell'anno 1812 si limita a degli appunti, pochi e frettolosi. La visita si conclude. Riporta nel suo diario: quelle guide mi hanno risposto che non potevo certo pensare che in cambio delle 12 piastre pattuite si sarebbero esposti al pericolo di venire depredate e perdere i propri cavalli. Per loro il mio era soltanto un puro e semplice quanto insensato capriccio di descrivere delle pietre. Una grande scuola di mosaico, continuazione ideale di quella sorta in epoca bizantina, ci accoglie alla periferia della città, lungo la strada che conduce verso il Mar Morto. Madaba, città già nota in epoca biblica, descritta da Burkhardt come un villaggio che ha un solo edificio in piedi e alcuni resti di mura, è oggi una comunità che, come la non lontana Sebaste, fa del mosaico una importante fonte di sostentamento. Johann non poteva certo supporre che quel luogo, da lui raggiunto in un pomeriggio afoso di metà luglio, seguendo parte del cammino di pellegrinaggio siriano verso la Mecca, avrebbe rivelato, circa 90 anni dopo, uno tra i più famosi mosaici pavimentali bizantini. Sul finire del 1800, in occasione dei lavori in corso nella chiesa di San Giorgio, fu scoperta la cosiddetta mappa di Terra Santa. Mosè, dalle steppe di Moab, salì sul monte Nebo. Questo è il paese che io ho giurato ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe quando dissi: io lo darò alla tua discendenza. Burkhardt dedica appena una riga a questo luogo vicino a Madaba e ricordato dalla Bibbia. Burkhardt era soprattutto un naturalista, un botanico di fama.
Gli era più congeniale registrare la portata di un corso d'acqua, studiare la composizione di un terreno, esaminare delle pietre, cogliere le caratteristiche della fauna e della flora di un determinato territorio. Il Nebo, meta di pellegrinaggio fin da tempi lontanissimi, spazio sacro che si affaccia sulla terra promessa, richiedeva altre figure di ricercatore. Abramo, il patriarca delle tre grandi religioni monoteiste, dovette certamente percorrerla nel suo viaggio dalla Mesopotamia verso Canaan. Quella strada maestra citata dal patriarca, quella antichissima via di comunicazione, viene chiamata la strada dei re. Oggi la strada dei re è un'arteria che ricalca l'originario tracciato. Lungo il suo percorso sorgono tuttora piccoli centri che garantiscono collegamenti ed assistenza grazie ad una tradizionale economia locale. Via di pellegrinaggio sia per i cristiani verso Gerusalemme che per i musulmani verso la Mecca, si sviluppa per più di 400 chilometri, fiancheggiata per lunghi tratti in entrambi i lati da ripide falesie e profondi canyon. Burkhardt segue in parte il percorso della strada dei re. Lo fa all'altezza dell'attuale villaggio di Lib, antichissimo insediamento ricordato anche da Giuseppe Flavia. Passa poi nelle vicinanze del villaggio di Diban. La località di Diban fu forse appena intravista da chi come Burkhardt proveniva dal vicino Wadi El Wala e non dovette suscitare particolare interesse. In realtà Diban corrisponde all'antica Dibon, capitale dell'impero dei Moabiti, un popolo di pastori che sin dal tempo dell'insediamento del popolo di Israele in Canaan abitava questo territorio. La Genesi fa dipendere i Moabiti da un incesto, quello procurato dalla maggiore delle figlie di Lot, nipote di Abramo, con suo padre, cui fece bere del vino, precisa la Bibbia. Un modo per stordirlo, tanto da non fargli addirittura riconoscere la figlia e dar quindi soluzione, l'unica allora che appariva perseguibile, per la continuazione della specie a causa dell'isolamento conseguente alla distruzione di Sodoma e Gomorra. Non c'è nessuno in questo territorio per unirsi a noi, dice la maggiore delle figlie di Lot alla sorella, entrambe isolate sulla montagna, in una caverna. La stessa tradizione fa nascere Ammon, capostipite degli Ammoniti, ad opera della minore delle figlie di Lot, un concepimento, ricorda sempre il testo biblico, avvenuto nella stessa maniera. Diban, dunque, sembrava soltanto un luogo isolato, dove tutt'al più dissetarsi e concedersi un po' di riposo. Eppure, pochi decenni dopo il passaggio di Burkhardt, Diban sarebbe assurta ad improvvisa popolarità nel mondo scientifico dell'archeologia del Medio Oriente. Correva l'anno 1868 e un missionario tedesco, il reverendo Friedrich August Klein della Church Mission Society, fa una scoperta. Si tratta di una stele. L'originale si trova oggi al Louvre, ma una copia fedele è custodita in Giordania, qui nel Museo Archeologico di Kerak. Si tratta di una grande pietra in basalto nero, è alta 124 cm e larga 71. Contiene un'iscrizione che risale all'840 a.C. La stele narra delle vittorie di Mesha su Omri, re di Israele,
e sul figlio che aveva oppresso i Moabiti. Dove sta dunque l'originalità di questo testo? Innanzitutto nel fatto che la stele costituisce l'esempio tra i più antichi di scrittura ebraica, ma soprattutto che si tratta del più lungo e lontano riferimento non biblico che cita ad esempio il nome di Yahweh, appellativo biblico per eccellenza. Ma non solo. Mesha viene descritto come re di Moab, proprio come indicato nel secondo libro dei re. Il dio Chemosh è ricordato come dio locale di Moab, a conferma di quanto riportato in molti passi della Bibbia. L'iscrizione cita poi numerosi territori che appaiono anche nella Bibbia e ne comprova la veridicità storica, proponendosi come riferimento semitico extrabiblico. Che si giunga ad Al-Karak dall'antica strada dei re o dal Mar Morto si comprende subito osservando lo straordinario profilo della sua roccaforte, perché le sorti di re e di nazioni furono decise in questo luogo. La posizione è strategica. Al-Karak sorge a 900 metri sul livello del mare, all'imbocco dello Wadi Kerak. Fu insediamento più volte citato dalla Bibbia, avamposto dell'impero assiro, fortezza nabatea e romana, sede vescovile sotto l'impero bizantino, quartier generale crociato, centro di potere durante il sultanato mamelucco. Burkhard entra in città dalla porta settentrionale, dove si apriva il quartiere dei cristiani. Lo attraversa, proprio come accade ancora oggi, lungo una via chiassosa e colorita che ospita le più disparate attività artigianali. Empori che profumano di spezie e botteghe che espongono un po' di tutto, tra gente locale che sosta sulla piccola piazza, da cui si dipartono vie che conducono alle mura. È il 15 luglio. Johan si aggira lungo i camminamenti del castello. Il momento gli appare delicato. Ero indeciso sul luogo dove sistemarmi, scrive, e soprattutto se presentarmi come turco o come cristiano. Decide alla fine di accettare l'ospitalità di un prete ortodosso molto influente in città e che anche Burkhard conosce per fama. Il religioso suggerisce di non frapporre indugi per un incontro con una guida del luogo. La guida introduce Johan ad uno sceicco locale che sembra dimostrare interesse per i suoi programmi. Sarebbe stato anzi lui stesso ad accompagnarlo verso i distretti meridionali. In realtà non proprio un'offerta disinteressata, ma piuttosto una malcelata richiesta di compenso pari a quello di una guida. Burkhard inganna l'attesa, visitando i villaggi vicini che elenca con cura nel suo diario. Si spinge forse fino alla fortezza di El-Lejun. Oggi El-Lejun funge da riparo invernale per alcune popolazioni nomadi. Riesce ancora a dare l'idea di cosa El-Lejun dovesse rappresentare quando fu costruito, al tempo di Diocleziano, attorno al 300 d.C. Una guarnigione non trascurabile lungo il Limes, il confine orientale dell'Impero Romano, controllato dalla Legio IV, Marzia. Trascorrono alcune settimane, poi finalmente l'accordo. 15 piastre sonanti e la partenza. Prima tappa, Tafile. Il riscontro con quanto indicato da Burkhard nel suo diario è davvero difficile se paragonato alla alta fila di oggi. Ma basta uscire dall'attuale centro urbano per cogliere un immediato riscontro alla descrizione di Burkhard. Un clima piacevole, un'aria pura, fresche brezze che rendono accettabile la temperatura di questo inizio di agosto. Annotazioni che ritroviamo nell'attuale riserva naturale di Dana, un'oasi di pace e di tranquillità immersa in un mondo di tesori naturali
e di antichi solitari insediamenti. Dopo alcuni giorni di cammino, Johan si allontana dall'accampamento per acquistare delle provviste. Supera alcuni villaggi, ma non incontra nessuno. Decide allora di anticipare la salita ad una fortezza che gli sta proprio di fronte e che aveva già in animo di visitare. Si tratta del castello di Ash-Shobak, conosciuto anche come Mont Real o Mons Regalis, una costruzione saracena precisa. Certamente una delle più grandi tra quelle a sud di Damasco. Decide di restare e passare la notte tra quelle mura che gli ispirano molta più sicurezza dell'accampamento beduino. Il giorno dopo vorrebbe partire, ma gli viene sconsigliato. Il tempo cambierà e ci sarà pioggia. Sentenzia senza manifestare il minimo dubbio un anziano. Burkhardt dà un ultimo sguardo alla tabella di marcia. Il 21 sarà una tappa di trasferimento. Poi, finalmente, il 22 potrà rivelarsi come quello più atteso. Ero particolarmente desideroso di visitare una regione delle cui antichità avevo sentito parlare, scrive. Petra è ormai davvero vicina. Il ruolo e l'alone di mistero che c'era e che c'è in parte ancora oggi intorno a Petra è naturalmente giustificato. Una fortezza nel deserto, arroccata in fondo a una valle circondata da montagne, naturalmente contribuisce a questa situazione di mistero. Poi gli archeologi che scavano, Burkhardt che 200 anni fa in situazioni abbastanza pericolose si riscopre tutto, naturalmente contribuisce a fomentare questo mito. Oggi, grazie agli scavi svizzeri, ma non solo, ci sono anche italiani, ci sono americani, tedeschi, francesi, oggi conosciamo la città sotto un altro aspetto e la conosciamo molto bene. Per alcune centinaia di metri, l'antico letto del fiume, il Sik, traducibile come gola nella lingua locale, si snoda tortuoso. Rocce alte un centinaio di metri si levano in verticale e lasciano intravedere uno squarcio di cielo. Un percorso strano e spaventoso come una voragine, dove la natura sembra morta, scrisse di questo luogo un viaggiatore inglese di metà Ottocento. Petra, la capitale dell'impero dei Nabatei, la città rosa circondata da rupi e deserti, si presenta così alla folla di turisti. Scolpita nella roccia, è annunciata, allo sbocco del Sik, dal suo tempio più bello, uno dei più straordinari del mondo antico. Il 22 agosto 1812. Johan giunge, sono sue parole, dove la valle si stringe, chiusa quasi da alte rupi. E qui, scrive ancora, all'altezza di una fenditura, tra muri di pietra che si levano su entrambi i lati, che si possono raggiungere le antichità di Wadi Musa. Non era una roccaforte nel deserto, perché era costruita in basso alla valle, in una zona dove non c'era l'acqua. Non era neanche una città dei morti, anche se è zeppa di facciate tombali. Si seppelliva sicuramente a Petra, ma si viveva anche. L'organizzazione della città, del sito, è stato molto più complicato, molto più diverso in tutte le epoche dell'antichità. Quello concerne le costruzioni, gli edifici pubblici, ma anche l'abitazione privata che è stata scavata negli ultimi anni con molti risultati che hanno abbastanza cambiato la nostra vista della società nabatea, ma anche della società romana fino a bizantina che è venuto dopo. Gli scavi hanno dimostrato che ci sono palazzi, giardini, templi,
monumentali e naturalmente anche abitazioni in parte di grande lusso. Quindi era una città che è stata monumentalizzata quando i nabatei sono passati dallo stato nomade a quello sedentario intorno alla fine del secondo secolo a.C., grazie all'incontro con le civiltà del Mediterraneo, in particolare i regni ellenistici e Roma, ed è stata costruita in maniera monumentale proprio per impressionare queste civiltà che erano dei partner commerciali, che dovevano essere impressionati proprio per dimostrare che anche i nabatei erano allo stesso livello. Nella parte alta del villaggio di Wadi Musa, una modesta costruzione custodisce al suo interno una sorgente. È la fonte di Ain Musa. Musa è voce araba che corrisponde al nome di Mosè. Sarebbe infatti questo il luogo di Massa e Meriba, traducibile come prova e contestazione, dove Mosè, secondo il testo dell'Esodo, avrebbe fatto sgorgare con il tocco del suo bastone dell'acqua in grado di dissetare il popolo di Israele in marcia verso la terra promessa. L'esistenza di questa fonte rappresentò un elemento determinante per il successo di Petra. I nabatei, infatti, ebbero la felice intuizione di convogliare quel flusso d'acqua in una canalizzazione che conduceva alla città rupestre lungo le pareti della profonda gola nota con il nome di Sic. Fu un vero successo. A Petra non ci sono fonti d'acqua, quindi l'acqua deve essere trasportata al centro città da fuori, dalle montagne circostanti, dove c'erano alcune sorgenti, che quindi vanno collegate con il centro città attraverso un sistema di canalizzazioni, ripreso dal sistema greco-romano, che è addirittura chilometrico. Poi ci sono tutta una serie impressionante di cisterne costruite un po' dappertutto che raccolgono evidentemente l'acqua piovana. A Petra piove raramente, soprattutto nel tardo autunno e in primavera, e quando piove però scende acqua in grandissima quantità. Il giovane Ion, meglio chiamarlo in questi luoghi Ibrahim, come in realtà era conosciuto, decide di posticipare a sera inoltrata la stesura dei consueti appunti sull'attività del giorno appena trascorso. La guida che lo aveva scortato, un beduino del vicino villaggio di Aldi, si era allontanata. Il momento giusto per approfittare di quell'assenza. Per non dare sospetti, si era limitato a chiedere di essere scortato fino a Wadi Musa. Nessun accenno a Petra, di cui supponeva l'esistenza. Appare altamente probabile, annoterà con cura, che queste tracce superbe siano quelle dell'antica Petra. Altamente probabile, precisa. Da scienziato, evita di avventurarsi in affermazioni se non supportate da elementi certi. Congetture o interpretazioni non gli appartengono. Scrive Burckhardt, ha fatto la sua comparsa un mausoleo rupestre la cui posizione e la cui bellezza sono concepite per suscitare un'impressione straordinaria sul viaggiatore. Tra le antiche rovine esistenti, questa è tra le più mirabili. Il suo stato di conservazione sembra quello di un edificio ultimato di recente. Burckhardt sta descrivendo il tesoro del faraone, un vero e proprio tempio la cui facciata, alta quasi 40 metri, è interamente scolpita a rilievo sulla roccia. L'effetto, giocato sulle dimensioni, sulla finezza delle linee, sulle tonalità dell'arenaria in cui è scavato il monumento, è davvero da fiaba. Lo stato di conservazione è eccezionale. Si tratta del mausoleo di Aretas III, re di Petra, nel primo secolo a.C. C'è l'impressione che la Petra che si visita oggi dai turisti, ma anche dai ricercatori, è davvero soltanto il centro di questa vita nabatea nella regione. Dunque, probabilmente ci sono stati tanti villaggi intorno, compreso Wadi Musa, l'attuale Wadi Musa, che probabilmente è stato un centro importante di produzione, ma anche di abitazioni per Petra. In questo rispetto è molto difficile di dare un numero esatto, anche approssimativo, degli abitanti di Petra. Ma chi erano gli abitanti di Petra? Chi erano i nabatei? Da dove venivano? Come accadde che un accampamento di nomadi
potesse trasformarsi in una delle gemme del mondo antico e che un modo di vivere legato alla grotta o alla tenda potesse condurre alla fine ad una città dallo straordinario fascino. I Nabatei in origine erano un popolo nomade entrato nel territorio dell'attuale Giordania intorno alla metà del primo millennio avanti Cristo. Poi la città di Petra è stata costruita in maniera monumentale soltanto a partire dalla fine del secondo secolo avanti Cristo. Il problema è che questi tre secoli che precedono la costruzione monumentale della città non sono archeologicamente documentabili, non si trova nulla, proprio perché con ogni probabilità i Nabatei vivevano come nomadi, quindi non avevano la ceramica, non costruivano abitazioni e non avevano tutte quelle suppellettili che caratterizzano una civiltà sedentaria. Parlavano una lingua definita proto-nord-arabica, ma non avevano una scrittura propria. Pochi e frammentari i testi che ci sono pervenuti, scritti però in lingua aramaica. Si tratta di iscrizioni religiose funerarie o votive, per lo più incise su stele. Nessun riscontro letterario sulle loro divinità o sui loro miti. Sarà solo l'epoca greco-romana ad introdurre a Petra rappresentazioni divine antropomorfe. Il mondo religioso era sicuramente legato alla natura, al deserto e al loro modo di vivere in origine nomade, quindi c'erano parecchie divinità sicuramente astrali con le quali ci si metteva in contatto anche per orientarsi sul terreno, quindi una religiosità di tipo naturale e personale. Poi naturalmente con l'avvento e con il contatto con la civiltà greco-romana ecco che arrivano tutte quelle divinità, quel pantheon che si trova in tutte le civiltà di questo tipo, che naturalmente viene adattato a dei bisogni locali. Petra, nel periodo del suo massimo sviluppo, rifornisce di acqua, cibo e sicurezza le carovane di mercanti che frequentavano le principali piste carovaniere del tempo. Ma non solo, l'attività nabatea favorisce lo sviluppo di commerci che dal mare arabico si spingono fino all'India e dalla Cina e contestualmente trasferiscono idee tra il lontano Oriente e le civiltà occidentali. All'interno di una rete così articolata e complessa, Petra non può però essere considerata come unico riferimento dell'attività nabatea. Per avere un'idea concreta della dimensione di tale egemonia commerciale, bisogna allora spingersi a sud, molto più a sud, nel cuore della penisola arabica. Anche Algir o Egra, traducibile come il luogo roccioso, fornisce un esempio di straordinario impatto architettonico che ci aiuta a comprendere l'ambito logistico e territoriale del popolo nabateo. Madain Saleh è un antico sito posto nella regione nord-occidentale della penisola araba, facente parte oggi dell'Arabia Saudita. Dopo secoli di silenzio, balzò agli onori della cronaca del mondo scientifico grazie alla determinazione di un geologo, l'inglese Charles Montagu Doty. Doty aveva sentito narrare che nel deserto degli Hijaz si trovava una città di pietra abbandonata da quasi 2000 anni. Non ebbe pace finché non riuscì a visitarla e documentarne l'esistenza in un libro, Viaggio nel deserto arabico, che divenne un autentico bestseller verso la fine del 1800. Madain Saleh ha una storia molto antica, databile attorno al primo millennio avanti Cristo. Nella cittadina di Alula, porta di accesso a Madain Saleh, un museo archeologico ed etnografico ospita in maniera esauriente la storia, la cultura
la flora e la fauna della zona e documenta in particolare le vicende di Madaim Saleh, crocevia di antiche civiltà che trova la sua espressione più notevole nelle oltre 130 tombe scavate nella roccia e dislocate lungo un percorso di 15 chilometri. La tecnica di costruzione usata, l'utilizzo della roccia originaria come materia base, non possono che ricondurre ad un'altra città, posta a 500 chilometri di distanza. Si tratta di Petra. È così allora che Madaim Saleh e Petra non possono essere liquidate come due città lontane tra di loro, emerse quasi magicamente dal nulla e dal nulla misteriosamente inghiottite. La loro vicenda fa parte di una lunga storia comune legata indissolubilmente alla cultura nabatea. Accanto a Madaim Saleh e naturalmente a Petra, un altro itinerario controllato dai nabatei è quello che conduce verso l'Egitto attraverso il Sinai ed il tradizionale passo di Al-Arisha. Posti di tappa e di assistenza si affermano lungo la via che conduce al Mediterraneo e al porto di Gaza. Un ulteriore insediamento è ancora oggi individuabile più a nord nella località di Umm al-Jimal, all'incrocio tra le piste che collegavano la Giordania centrale alla Siria ed all'Iraq. Umm al-Jimal, traducibile forse con l'espressione madre dei cammelli, che ne identificherebbe l'antico ruolo, fu fondamentale centro di accoglienza carovaniera, dove i nabatei confermarono la loro particolare propensione ed ingegnosità per il rifornimento idrico. Questi grandi complessi, provvisti di cisterne per l'acqua, canalizzazioni idriche ed abitazioni, non potevano naturalmente lasciare indifferente il mondo romano. Fondamentale, allora, in questo incrociarsi di traffici, risulterà la salvaguardia degli equilibri che i nabatei riuscirono a mantenere nei confronti dell'impero di Roma, perlomeno fino al 106, quando il regno nabateo viene incorporato nella provincia d'Arabia. Giunto all'altezza di Kasr ben Faraun, o palazzo della figlia del faraone, ho cominciato a volgere i miei passi fuori dal sentiero. Burkhardt ritiene di non irritare la guida. I patti erano quelli di offrire un sacrificio alla Roma. Burkhardt si adegua. Uccide una capra, ripete più volte la formula di invocazione, prepara, assieme alla guida, che nel frattempo si era tranquillizzata, le parti migliori della carne. Poi il pasto è consumato frettolosamente. Sottolinea Burkhardt, per ragioni di prudenza e perché la notte sta ormai incalzando. Per Johann l'esplorazione di Petra finisce qui. Troppi i sospetti della sua guida per continuare la visita. Con rammarico, il rientro avverrà seguendo la stessa strada del giorno prima. Burkhardt riuscirà ad esplorare la zona del teatro, ma non a visitare quella ben più vasta che si estende a nord. Non avrà il tempo di approntare una classificazione dei principali monumenti funerari di Petra e non gli sarà concesso di ammirare le cosiddette tombe reali riservate a sovrani nabatei o a personaggi altolocati. Né di raggiungere, dopo quasi un'ora di cammino, lungo un sentiero scavato nella roccia, l'ultima maestosa tomba chiamata El Deir, il monastero, la cui facciata è intagliata sul fianco di un massiccio roccioso. Scrive Burkhardt nel suo diario con parole davvero profetiche. Accadrà che i viaggiatori futuri potranno visitare il sito, gli abitanti abituarsi alla ricerca degli stranieri e le antichità di Wadi Musa saranno da annoverare
tra i resti più singolari dell'arte antica. Non sarà quello dei Nabatei un regno lunghissimo. Già nel primo secolo d.C. il loro potere comincia ad incrinarsi, soprattutto quando Roma decide di puntare sul trasporto marittimo. A partire dalla seconda metà del III secolo, la loro civiltà vivrà soltanto nella memoria dei suoi grandiosi monumenti. Da una parte i Nabatei hanno perso la loro egemonia commerciale sulla regione, poi sono arrivati i Romani che hanno naturalmente dettato delle nuove direttive e la popolazione è diventata anche sempre più mista, più internazionale, meno nabatea. E poi ci sono anche stati dei fenomeni naturali come i terremoti. Petra è una regione conosciuta già nell'antichità per i terremoti che sono stati anche tramandati dalle fonti scritte. Il più famoso e il più tremendo deve essere stato quello del 365 d.C. che ha praticamente raso al suolo buona parte della città. Il trasferimento da Petra al Cairo dura poco più di una settimana. Tra il 26 agosto e il 4 settembre è un succedersi di discese accidentate, di orli di precipizi a strapiombo, di catene di roccia di arenaria, di sorgenti attorniate da qualche palma da dattero e qualche pascolo verdeggiante. Poi il suo viaggio si conclude, fa il suo ingresso al Cairo. Addio piacendo, sono le ultime parole del suo diario, senza aver perduto la salute o essermi esposto in modo ravvicinato a pericoli di sorta. A parte un breve viaggio nel Sinai, Burckhardt si ferma al Cairo. La sua intenzione sarebbe quella di spingersi fino al Niger, attraversando il deserto. Nel 1817 tutto è pronto, carovana compresa. Ma un pasto a base di pesce lo tradisce. Colto da avvelenamento, muore il 15 ottobre di quello stesso anno. Verrà sepolto, con rito islamico, nel cimitero di Bab el-Nasr. A distanza di alcuni decenni, nel 1871, sulla lapide della sua tomba viene riportata una scritta. Questa è la tomba di un uomo benedetto e ricevuto in grazia di Dio, sia egli sublime, il fu Sheikh Ibrahim, retto e virtuoso figlio di Abd Allah Burckhardt di Losanna. La data della sua nascita è il 10 di Muharram dell'Egira. La data della sua morte è il 6 di Dhu al-Hijjan dell'anno 1232. 1286, nel nome di Dio Padre della Misericordia, il Misericordioso. Noi ringraziamo ancora la Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico di Rovereto che ci ha permesso di vedere questo meraviglioso viaggio in Giordania. E
il nesso tra cibo e archeologia non era l'avvelenamento dell'archeologo, chiaramente, ma il fatto che comunque si parla di Medio Oriente e veramente questo viaggio, questi luoghi sono sempre da ricordare. Tra l'altro vi segnalo una cosa a proposito di immagini di viaggio. Ci dispiace un po' non avere sul banco dei libri questo libro, La Giordania che abbiamo attraversato, che è un libro scritto da Silvia Lusuar di Siena e Claudia Perassi, che sono due docenti dell'Università Cattolica, che parla di un viaggio fatto 5 anni fa in Giordania, in molti dei luoghi che abbiamo visto. È un volume che associa l'elemento del viaggio agli studi e le analisi scientifiche sui resti archeologici che vengono visitati. Non lo abbiamo sul banco dei libri, ma si può prenotare. Al banco dei libri c'è la mail dell'Istituto dell'Università Cattolica dove eventualmente si può richiedere. Quindi chi fosse interessato è meglio del film che abbiamo visto, molto meglio perché è scientifico e approfondito, e quindi chi fosse interessato può richiederlo lì. Io chiamo volentieri la dottoressa Carla Benelli, che è qua con noi. Carla, ti chiederei di sederti. Sì. Tu lavori sì, su questo. Allora, intanto ti apro il documento. E poi ti presento. Buonasera. Ecco, ti presento velocemente. Ecco, avrete forse visto a un certo punto quando si vedono quelle immagini della mappa di Madaba, la telecamera passa su un pesce. È un bellissimo pesce disegnato con un mosaico, in un mosaico. Ecco, questa mi sembra che sia una delle immagini che tu hai scelto per questa tua presentazione. Carla Benelli è storica dell'arte, lavora come ricercatrice, dal 1999 si occupa di ricerca e formazione nell'ambito del patrimonio culturale e di conservazione del patrimonio in Medio Oriente, collabora con l'associazione Pro Terra Sancta della Custodia Francescana di Terra Santa, coordinando i progetti del settore culturale restauro. E poi una cosa che ci tengo molto a dire è che ha partecipato alla fondazione del laboratorio di restauro e produzione del mosaico di Gerico, il Mosaic Center di Gerico, che è un luogo di speranza per quella terra perché forma giovani palestinesi a un lavoro meraviglioso che è proprio quello della creazione del restauro dei mosaici. Siamo molto contenti di averla con noi, io le lascio la parola. Per migliori informazioni sul laboratorio di mosaici prego di osservare la mia parure che ho portato appunto in occasione, un albero, l'albero della vita e due gazzelle fatte dai ragazzi del laboratorio, così come ricordo. Grazie tantissimo, grazie alla Fondazione Terra Santa che mi ha invitato, grazie alla Biblioteca Ambrosiana, è bello ricordare proprio qui a Milano questo argomento, perché è stato proprio a Milano che padre Piccirillo fece una delle sue mostre più importanti e di successo proprio sui mosaici della Giordania, inaugurando una stagione che poi sarà così importante proprio relativa a quanto immenso è il patrimonio museo di quella regione. E non potevo che iniziare con uno dei più bei mosaici scoperti da padre Piccirillo in Giordania, a Monte Nebo. E io devo andare, non abbiamo moltissimo tempo, no? Giustamente, e oggi la giornata è stata ricchissima di relazioni straordinarie, spero di essere all'altezza, però la questione è, sono migliaia le rappresentazioni animali e vegetali, noi oggi ci concentreremo su questo, ci sono anche gli uomini, ma noi oggi ci concentriamo sugli animali e sui vegetali nei mosaici della Giordania e della Palestina. Parliamo di un periodo che va, periodo bizantino in questa regione tra il IV e il VII secolo, e cerchiamo di capire come mai,
che cosa volevano significare, se volevano significare qualche cosa. E quindi cerchiamo di orientarci molto velocemente in questo contesto così grande, dando un po' di spunti. Prima di tutto una premessa: stiamo osservando questi monumenti solo il pavimento, cioè immaginate che noi oggi parliamo di questi mosaici, parliamo di una storia straordinaria, guardiamo solo i pavimenti, perché gli edifici sono quasi completamente scomparsi, proprio per il problema sismico di cui si diceva prima, proprio perché è una regione di grande conflitto, non resta quasi nulla. I pavimenti si sono conservati perché i crolli hanno conservato i pavimenti e ci hanno permesso di conservare fino ad oggi, e nel secolo scorso sono state avviate queste scoperte relative a questi straordinari capolavori. Qui ricordiamo, e la mia relazione cercherà un po' di far capire, quanto per la salvaguardia di questo patrimonio e per la nostra conoscenza attuale sia stata fondamentale la presenza dei francescani della custodia di Terra Santa. Quindi io, che sono molto di parte, oggi vi parlerò soprattutto di alcuni di quei mosaici che ci ricordano il lavoro incredibile fatto da, in questi ultimi decenni, proprio dai francescani di Terra Santa. Allora, una delle cose che volevo farvi notare intanto subito è che la gran parte di questi pavimenti musivi sono un po' organizzati geometricamente. In questo caso, ne torneremo poi sugli animali qui rappresentati, abbiamo 4 registri. In altri casi abbiamo questi animali che concorrono a creare una geometria. Questo l'ho messo solo perché l'abbiamo scoperto noi nel 2009 a Sabastia, quindi in realtà di per sé se ne vede un pezzettino piccolissimo, però anche qui vedete un pesce, e questo è un mosaico, non è pubblicato, nessuno lo conosce, dovete venire a Sabastia per vederlo. E la gran parte, in realtà tra i più belli, sono all'interno invece di questi animali, anche in questo caso ci sono anche tanti esseri umani, sono all'interno dei cosiddetti, in inglese è molto più bello, inhabited scroll. In italiano potremmo tradurlo rotoli abitati, non dà la stessa idea. Comunque sono questi cerchi costruiti da vegetali al cui interno vengono rappresentati animali, esseri viventi di vario genere o anche frutta e verdura. In questo caso quindi foglie d'acanto, più spesso le viti, e la cosa curiosa è che a volte i girali di viti nascono da cespi d'acanto, quindi diciamo non, la vite ovviamente, qui ci sono molti che potrebbero fare tanta storia sull'importanza della vite nei testi sacri, chiaramente qui abbiamo una sorta di, appunto, questa la vite che racchiude il creato. Osservate, guardate, nel mosaico questo di destra mi è particolarmente caro perché è un mosaico di Gaza, che oggi è esposto come trofeo di guerra in Australia. Però, insomma, è di una chiesa bizantina di Gaza. Ah, scusate, sono andata indietro. Altre volte, invece dei girali di vegetali, c'è questa struttura geometrica, lo chiamano croci di scuta, sono degli scudi. Qui vedete molto ben geometrici, all'interno sempre questi esseri viventi. Queste due ve le ho messe vicine perché a sinistra potete vedere come è fatto la geometria, no? Perché in realtà i mosaici sono molto poco, c'è rimasto molto poco, però vedete lo schema geometrico molto bene. Invece a destra l'ho messo perché è una sinagoga. Pensate, una sinagoga, anche questa datata a fine V, inizio VI secolo, che ha esattamente lo stesso tipo di geometria. Allora, cerchiamo di capire. Qui siamo di fronte a una vera e propria enciclopedia. E quindi perché c'erano tutti questi animali, queste forme vegetali in questi pavimenti?
Noi non è molto semplice, diciamo, capirne oggi il senso. Sono stati tentati mille spiegazioni. La più semplice, quella che gradiva tanto padre Michele Piccirillo, perché era, lui andava proprio sul diretto, era decorazioni. Qua, decoriamo. Sono decorazioni, si riprendono le tradizioni comunque iconografiche, classiche, e quindi gli animali vengono utilizzati per decorare. E vengono utilizzati per decorare la parte meno nobile del grande edificio, chiaramente in presenza di edifici sacri. Le parti più nobili sono le pareti, dove erano rappresentate le scene, probabilmente scene sacre. Nel pavimento viene rappresentate le scene più umili, le scene terrestri, e quindi gli animali. Alcuni studiosi hanno anche suggerito che potessero essere delle rappresentazioni del paradiso, adesso entreremo poi un pochino più nel dettaglio, sostituzioni delle varie offerte all'altare, oggi si è parlato molto delle offerte, e altri, diciamo, che invece fosse, e qui vi metto a fianco di nuovo una sinagoga a destra e una chiesa, la chiesa di Lotte e Procopio a sinistra, la sinagoga è quella di Ain Duke a Gerico, Naharan, e alcuni studiosi ritengono che questa conseguenza di pavimenti che fanno capire molto bene come erano fatte le navate laterali, le navate centrali, gli intercoluni, tanto che noi siamo in grado di rappresentare gli edifici partendo solo dal pavimento, sappiamo come le possiamo descrivere, fosse una sorta di ciclo della natura, che rappresentasse il rinnovamento della natura, il rapporto tra l'uomo, la terra, i suoi frutti, ma che soprattutto fosse una sorta di cammino spirituale che entrava, per cui il fedele, in questo caso sia in una chiesa che in una sinagoga, entrando, diciamo, all'ingresso, gradualmente si avvicina al sacro, andando sempre più in alto, quindi dalla terra al cielo. È molto evidente nel caso della sinagoga, perché pensate che mentre il primo pannello, quello più in basso, più verso di noi, è rappresentato tutto da creature, diciamo, animali e terrestri, poi c'è, è molto colpito, però potete immaginarlo, lo schema del ciclo dello zodiaco a un certo punto, quindi la terra, il cielo e poi in fondo l'immagine chiaramente della Torah, dell'arca che racchiude l'arca della Torah con i due candelabri, quindi il divino, quindi la terra, il cielo, il divino, quindi che accompagnasse verso il luogo più santo. Andando invece a parlare dei singoli elementi, e quindi abbiamo i vari animali, possiamo davvero dire che a volte questi mosaici hanno fornito anche degli elementi utili per lo studio della flora e della fauna di questi territori, cioè si è capito che lo sviluppo di alcune specie vegetali ed animali anche proprio grazie alle riproduzioni dei mosaici. Qui vediamo semplicemente alcuni esempi. Questi sono esempi di animali domestici. Abbiamo gli animali lontani, no? Quindi il leone, l'orso, la zebra, abbiamo addirittura anche animali marini, addirittura mostruosi, no? In basso vedete degli animali diciamo marini, ma che sono sicuramente non degli animali reali, mentre in alto ci sono pesci, oche. Anche la flora è molto ben rappresentata. Abbiamo, vi dicevo, questo bel cespo d'acanto da cui nasce la vigna, ma abbiamo anche invece alberi reali. Ci sono stati degli studiosi che hanno, uno studioso israeliano che ha numerato più di 30 varietà di zucche, partendo soltanto dallo studio dei mosaici. Altre volte, e quindi per cercare di capire, allora, sono simbolici, sono solo realistici, sono solo decorazioni, sicuramente nel caso degli animali affrontati parliamo di un elemento simbolico o almeno di un simbolo molto antico. È un simbolo che nasce
probabilmente un'antica tradizione mesopotamica, abbiamo questi animali affrontati, insomma, uno di fronte all'altro, con al centro un elemento vegetale che viene ricondotto all'albero della vita. E quindi questo albero della vita può avere tanti, non è necessariamente di una varietà, può essere di tante varietà, a volte, come vedete in alto davanti alle due oche, diciamo che papere, è semplicemente un arbusto, ha perso quasi la sua connotazione. Quando è in quella forma lì, in questa forma molto piccola, dell'albero molto piccolo, che è grande quanto gli animali, è spessissimo utilizzato tra le colonne, negli intercolonni, perché si forma un bel rettangolo che funziona molto bene per decorare gli spazi tra le varie colonne. Invece, quando l'albero è più alto, che diventa quasi, insomma, o un triangolo o un grande rettangolo più grande, viene usato nella parte più santa del pavimento andando verso l'abside. Poi ci sono le scene di genere. Chiaramente le scene di genere, che ricordano molto la tradizione classica, possono essere le scene di caccia, e vediamo allora in alto di nuovo il mosaico di Nebo, scoperto da padre Piccirillo, vedete l'arciere che uccide il leone, scene di vendemmia, scene di genere, perché sono le scene che sono in cui gli animali vengono utilizzati per la vita quotidiana, quindi il somaro che porta i cesti d'uva, gli animali legati alla pesca, quindi lo vedete anche i pesci col pescatore. E poi è simpatico che spesso, quando si parla della vendemmia, si vedono questi animali, la volpe o a volte anche la lepre, che va a rubare l'uva dentro al cesto. È un altro elemento molto simpatico, molto usato. In alcuni casi possiamo davvero essere certi che stiamo parlando di simboli. Sono sicuramente degli animali che vengono riprodotti, infatti di solito non stanno insieme a tutti gli altri, cioè hanno sempre, quasi sempre, uno spazio un po' privilegiato, e sono alcuni animali che sono utilizzati esattamente come simboli. Allora, l'aquila con le ali spiegate, con sotto la scritta Tommaso in greco, perché è in una chiesa del diacono Tommaso a Nebo, anche questo sul monte Nebo, ha in alto le due lettere cristologiche, l'alfa e l'omega, e quindi è un evidente un'aquila cristologica, è una rappresentazione di Cristo. Va detto che l'aquila è sicuramente un animale molto